Or I was eventually acquitted, the national and local police agencies created a situation where, based on their false accusations against me, any police officer could shoot me on sight. It was not until the Freedom of Information Act was passed in the mid 70s that we began to see the scope of the United States government's persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described. Ecco, avevano questo sporco chiavista che se ne fregava della gente nera e avevano me, un'ignara piccola bambina nera che partecipava a una recita in suo onore. Quando George Washington combatteva per la libertà nella guerra di indipendenza, combatteva per la libertà dei soli bianchi, bianchi ricchi oltretutto, Dopo la cosiddetta rivoluzione non potevi votare a meno che non fossi bianco e non possedessi un appezzamento di terra. La guerra di indipendenza fu guidata da alcuni ricchi bianchi che si erano stancati di pagare le tasse al re. Non aveva niente a che fare con la libertà, la giustizia e l'uguaglianza per tutti. In quarta ero ancora l'unica bambina nera nella mia classe. Il mio maestro, Mr. Trobavitz, era però in gamba e un ottimo insegnante. Aveva idee moderne sull'insegnamento e invece di quei vecchi libri noiosi ci faceva leggere libri veri e scriverci sopra delle relazioni. Le sue lezioni erano sempre interessanti. Ci raccontava un sacco di facezie e storie e sembrava sinceramente interessato a noi. Quell'anno, Studiamo la guerra civile e Lincoln, che aveva liberato gli schiavi. Come tutti gli altri insegnanti, mister Trobavitz ci insegnava i raccontini sulla storia ufficiale, ma almeno li rendeva interessanti. Quell'anno andavo pazza per Lincoln. Imparai l'intero Oh Capitano, mio Capitano di Walt Whitman e lo recitai in classe. Non sapevo ancora che super razzista fosse stato Lincoln e del modo in cui aveva espresso apertamente il suo disprezzo per i neri. A suo avviso i neri si sarebbero dovuti riportare con la forza in Africa o da qualche altra parte. Ci avevano insegnato che la guerra civile era stata combattuta per liberare gli schiavi e solo quando arrivai all'università capii che era stata combattuta invece per ragioni economiche. Il fatto che la schiavitù ufficiale venisse abolita fu solo un caso. Gli industriali del nord combattevano per controllare l'economia. Prima della guerra civile l'economia industriale del nord dipendeva principalmente dal cotone del sud. L'economia schiavistica del sud era una minaccia al capitalismo del nord. Che cosa sarebbe successo se gli schiavisti del sud avessero deciso di costruire delle fabbriche e lavorare autonomamente il cotone? I capitalisti del nord non avrebbero avuto nessuna possibilità di competere con il lavoro degli schiavi e la loro economia capitalistica sarebbe stata distrutta. Fu per assicurarsi che ciò non accadesse che il nord sc scese in guerra. Quando ero ancora in quarta, caddi da un'altalena e mi ruppi una gamba. Per un po' di tempo, Mr. Trobavitz venne a casa a farmi lezione e mi assegnava i compiti. Ma quando tornai a scuola, non c'era più perché se n'era andato a insegnare all'università. La cosa dispiacque a tutti in classe. Un insegnante a becco d'uccello del tipo resta sui libri e impara a memoria lo aveva sostituito. Costei ci fece tornare alla lettura dei libri di testo e cambiò la disposizione circolare dei banchi, facendoci sedere nuovamente in file. Non mi piaceva e mi annoiava a morte. Una volta la mia classe organizzò un ballo. Era un grande evento per me, perché mi piaceva ballare. I bambini bianchi non sapevano ballare affatto. Sembravano un branco di canguri ubriachi. Saltellavano da una parte all'altra, fuori ritmo con la musica. Stavo seduta con una mano sulla bocca, tentando di trattenermi dal ridere. Morivo dalla voglia di scendere in pista e fargli vedere come si faceva. Ma nessuno mi chiedeva di ballare. Non penso che venisse loro nemmeno in mente, e anche nel caso lo sapevano, me no, lo sapevano meglio di me. Ballare con una negra significava almeno una settimana di sfottimenti. Ma il razzismo di questi bianchi non era così palese. Era nascosto come il razzismo dei loro genitori. Comunque, stavo seduta lì, guardandoli che si dimenavano fino a quando un ragazzo, non dimenticherò mai il suo nome, Richard Kennedy, un irlandese povero con i capelli rossi, mi si avvicinò dove ero seduta e mi disse: Se mi dai dieci centesimi, ballerò con te. L'aspetto più triste di questa storia è che stavo quasi per dargli i soldi. In quinta capitai nella classe della bisbetica più famosa di tutta la scuola, Miss Hofer. Sapevo fin dal primo giorno che sarebbe stato un anno lungo e difficile. L'unica cosa buona è che c'era un altro bambino nero nella classe. L'insegnante ci mise in fondo, uno vicino all'altra. Il suo nome era David, qualcos'altro, ma io lo chiamavo David Pican. L'insegnante era uno di quei tipi militari e la sua classe assomigliava a un accampamento dell'esercito. Ci venne detto dove sedere, come sedere, che tipo di quaderni, penne, matite, eccetera, usare. Non ci permetteva di parlare e ci dava tonnellate di compiti per casa. La sua punizione per qualsiasi cosa erano compiti extra. Ogni volta che qualcuno era scoperto a parlare o a fare qualcosa che lei disapprovava, assegnava compiti extra e se non avevi fatto i compiti te ne dava altri. Ed ogni volta che ti dava compiti extra scriveva il tuo nome alla lavagna e si rifiutava di cancellarlo finché non avevi eseguito la tua punizione. Quando cambiai classe... Il mio nome ricopriva praticamente tutta la lavagna. David e io eravamo i suoi bersagli preferiti. L'intera classe poteva essere in tumulto, ma gli unici che lei vedeva con la bocca aperta eravamo noi. Più lei ci opprimeva e più io diventavo ribelle. Sedevo in fondo alla classe prendendola in giro. Un giorno, mentre stavamo parlando e ridacchiando, venne da noi e trascinò via David dal suo banco tirandolo per un'orecchia e gliela torse fino a quando metà della sua faccia diventò rossa e contorta di dolore. In quel momento decisi che non le avrei permesso di fare la stessa cosa con me. Un paio di giorni dopo se la prese con me. Quando mi mise le mani addosso le diedi un calcio o un pugno, non ricordo quale dei due. Comunque mi ritrovai nell'ufficio del direttore, spedita a casa con una nota. Ero spaventata a morte che mia madre lo scoprisse, così firmai la nota da sola e la portai a scuola il giorno dopo. La mia firma non ingannò nessuno. In breve, quando mia madre lo venne a sapere, le confessai ogni cosa e le raccontai di Miss Hoffer. Penso che si fosse resa conto di quello che stava succedendo perché aveva notato un cambiamento in me. Ero sempre stata molto calma e obbediente a scuola. Mia madre andò a scuola, parlò con l'insegnante e con il direttore e chiese che fossi trasferita in un'altra classe. Per fortuna non era uno di quei genitori che credono che l'insegnante abbia sempre ragione, perché altrimenti non so come sarebbe andata a finire. Penso che il fatto che anche lei insegnasse fosse consapevole del razzismo e dell'ostilità che colpiscono i bambini neri fin dal primo momento in cui cominciano la scuola c'entrava in qualche modo. Non ricordo il nome dell'altra maestra della quinta, salvo che era. Lungo un, lungo un chilometro e iniziava per Z, ma era molto simpatica e un'ottima insegnante. Ci iniziò all'arte, alla letteratura e alla filosofia. Ricordo che quell'anno studiamo la rivoluzione francese fece diventare vivi nomi come Maria Antonietta, Charlotte, Corday, Robespierre parlò di filosofi come Rousseau che influenzarono il pensiero dell'epoca e di come la rivoluzione francese fosse stata influenzata dalla rivoluzione americana. Ci mostrò anche immagini dell'arte e dell'architettura di quel periodo. Era una delle prime insegnanti, una delle poche, che insegnava le materie in modo che apparissero collegate tra loro. Prima di entrare nella sua classe non avrei immaginato che la storia avesse un rapporto con l'arte, la filosofia, con la scienza. Il modo normale nel quale ci insegnava a pensare alla gente in America è che ogni materia è un piccolo comparto e non ha alcuna relazione con le altre materie. Di solito riceviamo frammenti sconnessi di conoscenza e la nostra istruzione non segue alcun modello o struttura logica. È esattamente questo tipo di istruzione che produce persone incapaci di pensare da sole e facili da manipolare crescendo, le differenze tra studenti neri e bianchi, tra poveri e ricchi, divennero sempre più grandi. Una volta un nuovo insegnante ci disse di fare delle composizioni come compito. La maggior parte di noi portò composizioni di cartone, di legno, di carta. Un ragazzo portò una composizione fatta di metalli, non di un unico tipo di metallo, ma con metalli di colori diversi. Ero intimidita dall'abilità di quel ragazzo che si era impegnato a tagliare tutte quelle forme diverse, perfettamente geometriche. Non sarebbero passate inosservate nemmeno a un artista del livello di Calder. La scuola era in un quartiere piccolo borghese, abitato prevalentemente da ebrei. Nel centro c'era una piccola isola di neri, e lì vivevo io. La zona era quasi completamente segregata dal settore bianco, e la scuola era proprio nel mezzo. Nella maggior parte delle famiglie nere, sia il padre che la madre lavoravano e molti avevano un doppio o triplo lavoro e non potevano occuparsi molto della scuola. Alcuni dei genitori bianchi, invece, erano lì per ogni più piccola cosa, dalle gite alla vendita dei pasticcini. E poi si parla di genitori oppressivi. Ancora oggi sono convinta che alcuni di loro facevano i compiti a casa dei propri figli. I bambini neri scrivevano i temi e le relazioni su libri o su semplici fogli di carta e li consegnavano. Alcuni dei bambini bianchi presentavano le loro relazioni rilegate in cartelle costose, alcune erano scritte a macchina e ogni pagina era protetta da un foglio di plastica. Non riuscivo proprio a immaginarmi mentre chiedeva a mia madre di battere a macchina i miei compiti o di comprarmi cartelle o buste di plastica. Avrebbe sicuramente pensato che fossi impazzita. I bambini bianchi venivano a scuola con ogni tipo di cose superflue: penne costose, portamatite, compassi, e ce n'era uno che aveva persino un regolo calcolatore del cui uso dubito che egli avesse la minima idea crescendo i bambini bianchi diventavano sempre più snob parlavano sempre di cosa avevano e di cosa avevano comprato loro i loro genitori una ragazza marcia terribilmente odiosa per me era sempre vestita come i bambini nei film o alla televisione era una delle super snob della classe un giorno Venne a scuola con degli strani mezzi guanti, disse, che erano cincillà e che era il tipo di pelliccia più costosa sul mercato. Corso da precipizio a casa a domandarla a mia madre, rimasi di sasso, quando seppi da mia madre che aveva detto la verità. Ogni anno quando tornavamo a scuola dovevamo inevitabilmente scrivere un tema dal titolo Le mie vacanze estive. Di solito ci alzavamo in piedi e leggevamo ad alta voce i nostri componimenti davanti alla classe e ogni volta restava affascinata dai luoghi in cui questi bambini erano stati durante l'estate, posti come la Spagna, l'Inghilterra, il Brasile o le Bermuda. Alcuni di loro portavano diapositive e filmini dei loro viaggi. Dopo che avevano finito di parlare... Non avevo più voglia di leggere il mio tema sulle vacanze giù al sud con i nonni. Una delle cose che mi erano state inculcate in testa fin dalla nascita era che noi volevamo qua valevamo quanto i bianchi. Dimostra quella gente bianca che vali quanto loro, mi dicevano. Questo voleva dire che dovevo avere buoni voti, che dovevo sempre essere precisa e pulita quando andavo a scuola, che dovevo parlare propriamente come facevano loro e che dovevo dimostrare loro che i neri, all'epoca anche tra noi ci chiamavamo negri, potevano fare tutto ciò che facevano i bianchi e che eravamo in grado di apprezzare quello che apprezzavano i bianchi. Volevano che fossi la versione infantile di un'ambasciatrice volenterosa in missione per dimostrare che la gente nera non era stupida o sporco, puzzolento o ignorante. Io compivo tale missione meglio che potevo per dimostrare che valevamo quanto loro. I bianchi dicevano che la musica classica era la forma più alta di musica. I bianchi dicevano che il balletto era la forma più alta di danza e io accettavo queste cose come vere. Dopotutto non aveva avuto la loro stessa istruzione e ogni cosa che loro volevano la volevo anch'io. Se volevano una giacca di pelo di barboncino, anche io volevo una giacca di pelo di barboncino. Se volevano una collana con la stella di Davide, anche io volevo una collana con la stella di David. Se volevano una bambola Revlon, anche io volevo una bambola Revlon. Se loro potevano comportarsi in modo snob, anch'io potevo comportarmi in modo snob. Tenevo in riservo la mia cultura, la mia musica, la mia danza, la ricchezza della lingua dei neri, per quando ero con la mia gente. Ricordo in che modo quei bambini parlavano di filetti di pesce e di scaloppe. A me non sarebbe mai venuto in mente di parlare dei nostri fagioli neri con riso alla creola o dei cavoli freschi con zampetti di maiale. Non avrei dato loro una simile opportunità di, di ridicolizzarmi. E comunque, metà dei bianchi pensava che tutto quello che mangiavano fosse farina d'avena e angurie. Per molti aspetti, sto vivendo una doppia esistenza. Cominciai a interessarmi alla televisione in quinta e in sesta, o piuttosto dovrei dire che quello che è stato più o meno il periodo in cui la televisione ha iniziato a corrodermi il cervello. Basta nominare uno qualunque dei programmi più stupidi dell'epoca e sarà stato probabilmente uno dei miei preferiti. Ozzy e Derriet, Lascia che ci pensi, Beaver, Donna Reed, Papà non sbaglia mai, Padre Scapolo, Lessie, eccetera. Dopo un po' volevo essere come quei personaggi della televisione. Dopotutto erano come si pensava che fossero le famiglie. Perché mia madre non aveva pronti i pasticcini appena fornati quando tornavo da scuola? Perché non abitavamo in una casa con un cortile e un giardino davanti invece che un buco d'appartamento? Ricordo di aver guardato mia madre mentre puliva la casa con la sua vecchia vestaglia logora e con i bigodini nei capelli. Ogni volta pensavo: che brutta da vedere! Perché non puliva la casa portando i tacchi alti e gonne strette alla vita come facevano in televisione? Iniziai ad offendermi per i lavori di casa che mi toccava fare. I bambini della televisione non avevano mai faccende da sbrigare, tutto quello che avevano da fare erano i loro compiti e poi uscire a giocare. Non dovevano mai andare alla lavanderia automatica o fare la spesa, non dovevano mai lavare i piatti, pulire il pavimento e portare fuori la spazzatura, non dovevano neppure rifarsi il letto. E i bambini della televisione avevano tutto quello che volevano. I loro genitori non dicevano mai "non ho soldi, non posso permettermelo". Non avevo molta simpatia per mia madre. Non mi rendevo conto che lavorava tutto il giorno, di sera andava a scuola, cucinava, puliva la casa, lavava, stirava, tirava su due bambini e nel suo tempo libero correggeva compiti e scriveva la propria tesi di laurea. Era furiosa con lei perché non era come Donna Reed. E naturalmente anche gli spot pubblicitari esigevano loro tributo. Volevo ogni cosa che, vole che vedevo. Mia madre comprava sempre i prodotti brand X e io ero esasperata quando andava a fare la spesa. Volevo invece che lei comprasse gli Hostess Twinkie e il pane bianco Silver Cup, invece comprava pane integrale di frumento e mele, non comprava mai cereali buoni come gli Sugar Crookie o i Coco Puff, ma tornava sempre con della robaccia che secondo lei faceva bene alla nostra salute, pensavo che fosse pazzo. Se gli hostess Twinkie erano abbastanza sani per i bambini della televisione, allora perché non dovevano essere per me? Ma mia madre rimase ferma nelle sue convinzioni e io continuavo ad essere furiosa. Ero una marionetta e non sapevo nemmeno chi tirasse i fili. Un anno tutti cominciarono a portare dei distintivi sulle giacche. Alcuni avevano delle scritte e altri immagini dei personaggi dei film. Andammo da qualche parte con mia madre e mia zia, e mi domandarono se volevo un distintivo. Ne scelsi uno con Elvis Presley. Tutti a scuola pensavano che Elvis fosse un tipo veramente ganso. Portai quel distintivo religiosamente tutto l'inverno e l'estate, quando mi recai giù al sud, andai a vedere uno dei suoi film. All'epoca a Wilmington c'era un solo cinema dove i neri erano ammessi, era il Teatro Bailey. Una volta comprato il biglietto si saliva una lunga scala a lato del teatro fino alla seconda galleria, la sezione di colore. Guai ad essere miopi. Il film era come tutti gli altri film di Elvis, da dimenticare. Alla fine dello spettacolo scesi di sotto tutti i bambini bianchi se ne stavano andando con fotografie di Elvis Presley che si erano comprati. Mi incamminai verso il ristorante dei miei nonni a Red Cross Street, ma poi mi girai e tornai indietro. Se i bambini bianchi potevano avere la foto di Elvis Presley, allora lo potevo anch'io. Almeno ci avrei, ci avrei provato. Sapevo che non sarebbe servito assolutamente a nulla andare alla cassa e chiedere qualcosa alla cassiera. Avrebbe sicuramente detto di no. Così le passai davanti ed entrai nella sezione bianca del teatro. Che sorpresa! Era proprio come nei cinema di New York. Avevano distributrici automatiche di bibite, una macchina per il popcorn, tutti i tipi di caramelle e patatine. Sopra, nella sezione di colore, c'era solo un po' di popcorn stantio, un po' di dolciumi ed era tutto. Appena entrai nella sala. Tutti si fermarono, gli occhi puntati su di me. Andai verso il banco dove vendevano le foto. Prima ancora che potesse aprire la bocca, la commessa mi disse: "Sei nella sezione sbagliata, esci e sali per le scale dall'altra parte". "Voglio comprare una foto di Elvis Presley", dissi. "Cos'hai detto?". Biascicò. Voglio comprare una foto di Elvis Presley", ripetei. "Non ne hanno al piano di sopra". "Beh, non so". Disse «Devo chiedere al direttore». Disse qualcosa l'altra donna dietro il bancone e se ne andò. Intanto una folla si era raccolta intorno a me. «Che cosa ci fai qui?» Si chiedevano l'un l'altro. «Ora lo impara», diceva qualcuno. «Guarda, mamma, una bambina di colore!» «Ti sei persa, tesoro!» «Ma cosa vuole?» «Non vendono foto nella sezione di colore?» «E eh, comunque, che cosa se ne farà mai una foto?» La folla mi attorniava, stupita, Sembrava che il direttore non dovesse mai arrivare. Ma non sa leggere? Non sa che qui non ammettiamo gente di colore? Non so di cosa si tratti, qualcosa a proposito di una foto. È entrata qui con una sfacciataggine come se niente fosse. Finalmente tornò la commessa. C'era un uomo con lei. Tutti gli occhi erano puntati sul direttore. Questi lanciò uno sguardo a me e uno alla folla che mi si era raccolta intorno. Dalle la foto e falla uscire, disse alla commessa. In tutta fretta, questa mi vendette la foto. A posto, gente! È finita! Non c'è niente da vedere. Presi la foto e uscii esultante alla luce del sole. Mi sentivo bene. Mi sembrava divertente a pensarci. Gli sguardi sulle facce di quei bianchi razzisti tutti gonfi come palloni. Ero contenta e continuai a ridere per tutta la strada fino al ristorante dei nonni. E naturalmente, non appena arrivai là, raccontai tutto quello che era successo. Era così orgogliosa. Presi la foto e la appesi dietro il bancone, vicino al calendario delle pompe funebri. La foto rimase lì qualche giorno fino a quando non venne Johnny dal deposito di taxi dall'altra parte della strada e mi raccontò che una volta Elvis aveva detto che l'unica cosa che un nero poteva fare per lui era comprare i suoi dischi e lucidare le sue scarpe. Tranquillamente fece scivolare la foto nell'oscurità e poi nell'oblio. In seguito... Lessie che Elvis aveva regalato a Shapiro Agnew una Manium 357 placata in oro e si era offerto volontario per lavorare con l'FBI.